Buonasera a tutti, diamo inizio a questo incontro dedicato all'arte. È il primo incontro del, del, del il primo lemma direi rispetto al progetto Enciclopedia Calvino. Nei, nei primi due incontri abbiamo affrontato questioni più generali e eh, arte è il primo lemma della nostra enciclopedia. Eh, desidero innanzitutto ringraziare la Casa delle Letterature per, per l'ospitalità e per la collaborazione abbiamo presentato qui eh, tutto il ciclo del, delle attività per, che il laboratorio Calvino sta portando avanti per il centenario e eh, quindi sono molto lieta di questo ritorno in questa sede proprio per iniziare i lavori eh, per davvero come sapete eh, all'origine di questo progetto c'è il desiderio di affrontare lo studio sistematico e ampio di tutta la biblioteca di Italo Calvino, che è veramente un, come ho avuto modo anche di, di raccontare nel, nel primo incontro, rappresenta per gli studiosi eh, di Calvino e per tutta la comunità scientifica un punto di partenza per affrontare le nuove linee di ricerca in prospettiva di un centenario che vuole essere un centenario di lavoro, di linee di lavoro e questo incontro che abbiamo costruito oggi eh, ne riunisce alcune, ne riunisce mh, anzi di diverse. A cominciare quindi mi presento subito i tre, mh, le relatrici e il relatore che ringrazio, sono come dicevo sono molto felice di questo incontro, di avervi tutti e tre perché ehm, i tre, il relatore e le relatrici rappresentano dei rapporti diversi che stiamo costruendo eh, insieme al laboratorio Calvino con ehm, i, i, i grandi studiosi ehm, di Calvino e delle, dei, dei rapporti disciplinari che in qualche modo ci servono per poter capire il, la, la biblioteca di Calvino insieme eh, come punto di partenza. Di un, di un affondo di lavoro quasi archeologico rispetto all'opera. Quindi comincio subito a presentare la dottoressa Greta Gribaudo che sta lavorando come dottorato nel nostro dottorato di ricerca in cotutela con l'Università di, di Marsiglia. Eh, con la professoressa Perla Brugiati che la segue e ehm, Greta Gribaudo ehm, ha già scritto diverse, diversi saggi su, su Calvino, quindi eh, mi sembra però molto importante cominciare a, a partire proprio dalle linee di ricerca, quindi il suo progetto di, di dottorato è in corso, ora ce lo presenterà lei insomma nelle linee di fondo anche. Per i primi esiti. Questo proprio mi sembrava un, un punto importante di, ehm, di, 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 di dare un'idea di un'officina di lavoro, cioè di, del lavoro che in fondo eh, è un lavoro che si deve compiere, non, non soltanto gli esiti di ricerche già fatte, ma proprio costruire veramente tutti insieme con ehm, tutti i relatori che, che avremo nel corso di questi incontri un'officina eh, aperta e viva. Eh, dunque mh, Greta Gribaudo eh, più non, non abbiamo definito dei titoli proprio perché vorremmo concepire questi seminari come delle occasioni di, di discussione. Eh, presento poi eh, la, la collega amica eh, Carla Subrizzi che è una collega della, della Sapienza, insegna... Eh, storia dell'arte contemporanea e semiotica dell'arte. È direttrice della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici. È direttrice della Fondazione Baruchello. Autrice di, di molti libri e, e quindi la ringrazio anche lei di essere qui. E eh, Marco Belpoliti, che oggi ci porta un regalo, direi: veramente un grandissimo regalo. Il il Marco Belpoliti insegna a Bergamo nel 96 e poi nel 2006 è riuscita la sua edizione di un libro fondamentale per gli studi di Calvino: L'Occhio di Calvino. E come sapete, insomma, non ha bisogno di tante presentazioni. È un collaboratore, giornalista per La Repubblica, per L'Espresso e ne fai talmente tante che mi fermo qua. Però il regalo che oggi veramente con, molto, con molta felicità ci ha portato Marco Belpoliti è un'importante novità editoriale proprio. Uh, quindi mi sembra una felice occasione aprire questi seminari sull'arte con questo libro in mano, che ho l'onore di avere fra le mani, perché a breve sarà in libreria quindi, Prostima. prossima settimana in libreria. Che cos'è questo, questo regalo che oggi uh, avrò in mano? È una lo vedo la, per la prima volta il titolo è Guardare, Italo Calvino, Guardare. E, um, il sottotitolo Disegno, Cinema, Fotografia, Arte, Paesaggio, Visioni e Collezioni è curato da, 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 da Marco Belpoliti. La prefazione è il titolo Un modo di guardare. Quindi naturalmente ehm, lo ringraziamo di questo. <ride> E, sì. e poi naturalmente l'unica copia che c'è eh, andato eh, via E eh, Appunto per questo ti, ti ringraziamo molto. Bene, allora, io ehm, non, non, non prendo altro tempo perché vorrei entrare subito nel merito del lavoro, semplicemente l'immagine che, che vedete è quella ehm, di, eh, mi, mi sembra importante. Eh, farvi vedere qual è l'origine di questa idea del, dei seminari, cioè l'idea di lavorare sulla biblioteca di Italo Calvino che vedete ehm, proiettata e eh, tutti questi colori, cioè vedete due immagini, un'immagine rappresenta questa, una delle librerie, la grande libreria, eh, la, la biblioteca che in qualche modo va a coincidere con, con questa grande libreria. E eh, volevo semplicemente sottolinearvi che questi, questi, questa fila qui sotto, questa qui con questo carattere arancione, sono libri che hanno a che fare con l'arte. Quindi questo era per darvi subito l'idea di, di quanto lavoro c'è da fare su questo tema di, di Calvino e l'arte. E ehm, proprio a partire da una, da una ricchezza di, di libri che mh, questa biblioteca molto selezionata, perché questo è anche un aspetto importante, conserva. Dunque, lascio subito la parola a Greta Gribaudo, la ringrazio di essere con noi e di, di condividere con noi il, questa ricerca che sta portando avanti. Grazie, grazie mille. Um. Grazie mille a tutte le persone che sono qui oggi. Grazie, ringrazio io Laura per avermi invitata qui oggi. È stato davvero, è davvero, com, è stato davvero con grandissima felicità che ho accettato questo invito. Uh, um, e uh, sì, io diciamo, apro questa, questo incontro dedicato alla voce arte dell'Enciclopedia dell Calvino, presentandovi appunto come. Uh, Laura Di Nicola diceva prima mh, brevemente il mio lavoro di ricerca, con appunto qualcu qualcuno degli esiti, uh, insomma, presento qualche, mh, tre brevi testi uh, dedicati all'arte. Um, innanzitutto, una, um, una precisazione terminologica: um, la mia tesi si concentra sugli scritti sull'arte di Italo Calvino. Ma quando parlo di arte intendo arte visuale di tipo pittura, scultura, disegno, arte grafica in generale, ma non considero invece il cinema e la fotografia. E quando parlo di scritti sull'arte intendo tutto un corpus di circa 60 testi. Uh, tra i quali delle plaquette per delle esposizioni, delle introduzioni a dei libri d'artista, delle recensioni, delle collaborazioni con degli editori d'arte, ma anche degli appunti personali e, uh, e delle lettere che uh, hanno una datazione tra il 1946 e il 1985. Una premessa fondamentale. Uh, a tutto questo lavoro, a tutta questa lettura, è quella di considerare che Calvino uh, non l'ha mai riunito, non ha mai effettuato egli stesso una, uh, un assemblage di questi suoi testi um, e che inoltre egli non è né critico d'arte né collezionista, a differenza di uh, alcuni scrittori della sua generazione. Quindi lo scopo di questa lettura non può essere um, quello di definire il gusto o le preferenze estetiche di Calvino, quanto piuttosto di considerare il ruolo dell'immagine, e in particolare dell'immagine artistica intesa come picture o come image incarné, come direbbero appunto gli inglesi o i francesi, in tutta la sua opera. Um, L'immagine, infatti, è al tempo stesso un oggetto, un oggetto di osservazione, e poi di scrittura e di descrizione, una forma che può essere esplorata, uh, un testo visivo che può essere in questo senso considerato parente stretto del, del testo scritto. E, um, Dunque, considero, tendo a considerare questi, questi testi all'interno della mia ricerca più come dei punti di luce, dei punti di ombra eh, sulla, sulla produzione di Calvino in generale. Um, L'obiettivo di, di questo lavoro di ricerca, eh, o perlomeno quello a cui sono arrivata fino ad adesso, è di evidenziare come questi testi nel corso del tempo aumentino considerevolmente, la più parte infatti sono, sono concentrate negli anni 70 e 80, e che a questo, a questo aumento quantitativo si accompagna anche un cambiamento qualitativo, cioè questi testi aumentano di complessità, aumentano di spazio, aumentano di densità. E, um, e questa, questa progressione diciamo, mi, ha fatto, mi ha fatto visualizzare, uh, mi ha fatto visualizzare il, modo, il pensiero di Calvino come un pensiero spiralico che ritornando con ricorrenza e costanza sugli stessi nodi concettuali, sugli stessi interrogativi, nel corso del tempo si sviluppi ampliandosi e complessificandosi. Ma le domande che troviamo nei testi degli anni 50 non cambiano così tanto rispetto a quelle che troviamo poi alla fine, verso gli anni, alla fine negli anni 80. Il terzo elemento che, che ho notato, che si nota, è che questa, questa produzione conferma la tendenza di, di Calvino a voler lasciare spazio al mondo di esprimersi, di raccontarsi, di scrivere come gli stesso, um, un desiderio che gli stesso esprime in Se una notte in inverno un viaggiatore, cioè di scrivere come una pianta di zucche fa le, zu fa le zucche. Quindi sostanzialmente questo silenzio degli oggetti e delle immagini che uh, permette di osservare altre forme di... Um, di espressione, altre forme di comunicazione, per cui l'immagine artistica diventa un pretesto per una, una riflessione sulla propria scrittura come uno specchio della, della propria letteratura. Uh, se si considerano questi testi come ecfraseis, in un senso molto, molto largo di, di questo termine, ma per dare una rapida definizione possiamo considerarli rappresentazioni verbali di rappresentazioni grafiche, uh, inoltre riconosciamo il ruolo di chi scrive, Innanzitutto, ehm, riconosciamo a, a questo osservatore, innanzitutto, il ruolo di fruitore e di spettatore, e soltanto in un secondo momento di, uh, di scrittore. Um, quindi, ritorniamo a, al, al concetto di guardare, dello sguardo di Calvino, ancora una volta: um, per cui guardare significa essere in mezzo al mondo, um, essere cioè parte di un mondo che utilizza le forme, le forme della natura, ma anche le forme culturali, come, per esempio, l'espressione artistica per rinnovare la sua immagine di continuo. Sappiamo inoltre che per Calvino la vista è metafora, che generalmente è metafora convenzionale dell'intelletto, della ragione, dell'illuminismo, um, e um, ha una funzione sempre conoscitiva e, e, e gnoseologica. Um, e possiamo dire, utilizzando la, um, la formula propria della metaforologia, uh, seeing is knowing, cioè... Um, Vedere e, eh, e sapere. Tra l'altro, questa è una lezione, anzi, forse è la lezione più grande che ci dà QFWFQ alla fine delle cosmicomiche. È proprio nella spirale che è un vero e proprio testo di, di teoria sull'immagine. Um, vi mostro qui delle, um, delle foto uh, in cui si vede Calvino che dispone sul tavolo la combinazione dei propri, dei propri tarocchi, cioè dei propri tarocchi, dei tarocchi con cui poi scriverà il proprio Castello dei Destini Incrociati, um, perché uh, passerei uh, a, a illustrarvi diciamo, quella che è la metodologia che utilizzo per studiare questi testi, che più che essere storico-artistica è uh, di tipo semiotico, di tipo visuale e di tipo intermediale, o forse meglio, transmediale. Um, la semiotica ci serve... Uh, particolarmente per eh, indagare, interrogare la creazione di senso a partire da uh, un sistema di segni, che questo sia uh, visivo o, o, um, o scritto, uh, ma soprattutto per indagare uh, il processo compositivo, la morfogenesi, cioè il modo in cui prende, fo prende forma la forma. Um, e inoltre ci permette di considerare uh, sempre uh, con questo approccio anche il concetto di serie, ancora una volta di collezione, che è davvero centrale nell'idea di Calvino, e di prendere in considerazione al tempo stesso il ponte costruito con, uh, con tante pietre, ma anche, uh, anche tutte le singole pietre che lo compongono e che proprio perché inserite all'interno di una struttura, cioè il ponte, uh, assumono un senso diverso. Quella che i francesi chiamano semiofort. Um, Inoltre, e Calvino stesso suggerisce questo tipo di lettura quando ci spiega che il pensiero dello scienziato e il pensiero de, del poeta sono fatti, si, sono, diciamo, condividono lo stesso, lo stesso tipo di approccio che è appunto quello uh, dell'associazione di immagini. Um, I visual studies o gli studi di cultura visuale sono um, fondamentali per quanto riguarda il regime scopico. I regimi scopici abbondano in tutte le pagine di Italo Calvino. Uh, il regime scopico è un regime visivo che tenga uh, in conto nel suo complesso di tutte le dinamiche tra le immagini, gli sguardi e i dispositivi. E poi ci permettono anche di indagare l'aspetto propriamente visuale della scrittura, in particolare l'aspetto materico, quindi l'inchiostro sulla carta, eh, che la scrittura, che è il mezzo espressivo di Calvino, che comunque è uno scrittore, condivide con, um, con il disegno, e quindi grafismo lineare, stilizzazione riduttiva e um, uh, la. La tipografia o la topografia della scrittura. L'approccio intermediale um, è fondamentale perché um, lo scopo ultimo forse di questa ricerca è quella di andare ad indagare nella profondità della pagina di Calvino la sua scrittura icastica, cioè la sua scrittura evocatrice di immagini, e quindi si considera la visualità, o forse meglio la visibilità, um, non soltanto uh, between media, cioè tra dei media differenti, ma anche dentro lo stesso media, across media. Um, ed è ancora una volta Calvino stesso a suggerirci questo quest approccio metodologico quando ci racconta che da bambino, leggendo i fumetti, uh, fantasticava dentro le figure e nella loro successione. Um, a prova di, questa, di, questa, di questo pacchetto, insomma, di questo insieme di metodologie, uh, vorrei oggi leggervi un brevissimo estratto da una lettera che Calvino scrive negli anni 60 al suo traduttore dell'epoca, Maurice, Maurice Javion, in cui emerge con evidenza... Um, il concepire uh, la spazialità in termini geometrici e a concepire la propria pagina scritta come uno spazio fatto di forma geometrica um, e, um, e di considerare in questo modo quindi le forme e la composizione delle forme come un paradigma conoscitivo. Qui uh, cito il testo di Calvino che uh, critica diciamo, le scelte, le scelte tra, di traduzione di, di Maurice Javion. Altra cosa a cui tengo molto in questo racconto, stiamo, stiamo parlando dell'avventura di una bagnante, sono i paesaggi. La spiaggia non è vista con occhio naturalista o impressionista, è vista più alla maniera di Clé o di Friedlander, e anche la sintassi deve evitare il descrittivismo naturalistico. I colori sono colori da incubo. Il nero è veramente nero, non è sombre. Come nel finale del paesaggio con figure, le reti sono rosse, non rougetre. Se scrivo sotto il sole verticale, è con questo spirito geometrico post-cubista che Le solei a son zenith non mi rende affatto. Ecco, in questo passaggio vediamo proprio come Calvino lavora il le dessus de l'écriture, cioè il sotto della sua scrittura, per citare uno dei libri che tra l'altro compare in, nello scaffale arancione che avete visto prima, che uh, è um, Fenêtre Jean Cadmium ou Le dessus de la peinture di, uh, di Damiche, che tra l'altro uh, Calvino cita proprio in visibilità nel momento in cui fa un confronto tra, tra letteratura e, e pittura. Um, ma torniamo di nuovo al, all'ecfrasis, ai nostri testi. Michele Cometa, che è uno, uno studioso di cultura visuale che si occupa di applicare la cultura visuale alla letteratura, fa eh, continui riferimenti alla scrittura di Calvino nei suoi testi sull'ecfrasis e ehm, Cometa individua tre principali maniere attraverso cui l'ecfrasis eh, rappresenta l'immagine, la denotazione, la dinamizzazione e l'integrazione. In tutti e que tre questi casi l'ecfrasis ha come scopo quello di rendere eh, coesistente ciò che invece è sequenziale successivo. L'ecfrasis denotativa, come dice, come lo dice, come dice il, suo nome, il nome stesso, è per natura descrittiva, deittica, il grado zero della descrizione, della rappresentazione. L'ecfrasis dinamizzante, che può dinamizzare o l'immagine, o il processo compositivo, o lo sguardo, tenta invece di annullare lo scarto tra lo, lo svilupparsi nel tempo della scrittura e lo svilupparsi nello spazio delle immagini. Invece l'ecfrasis integrativa, che può essere sinestetica, ermeneutica, associativo o trasposizionale, um, ha come scopo quello di rappresentare non tanto il quadro o l'immagine osservata, quanto piuttosto il pensiero che emerge da questa osservazione. Ora, questi tre ecfrasis, questi tre tipi di, di ecfrasis individuati da Michele Cometa, al lettore di Calvino non possono che far pensare al, um, all'indice di Palomar, a quella, struttura tripartita, a, quella, a quella struttura tripartita che intende superare al tempo stesso la dicotomia diciamo, cartesiana, ma anche un approccio di tipo dialettico e che intende per l'appunto strutturarsi in maniera um, uh, progressiva, uh, dove la progressione è la caratteristica della complessità. Questi testi infatti sono al punto 1 delle descrizioni che partono dalle esperienze visive e che hanno a che fare con le forme della natura. I punti due sono uh, dei racconti che invece si occupano di, um, uh, di elementi antropologici e culturali in cui l'esperienza um, coinvolge il linguaggio, i significati e i simboli. I punti tre invece sono delle meditazioni Um, che riguardano esperienze di tipo speculativo come il cosmo, il tempo, l'infinito, il rapporto con, con il mondo oppure le dimensioni della mente. Quindi uh, è quasi come se questa, questa tripartizione fosse, fosse costituita da testi che si, um, che si susseguono l'uno all'altro e che si, si, si inglobano e si digeriscono l'uno dopo l'altro. E. Um, Qui vi volevo mostrare anche la copertina di Collezione di Sabbia. Uh, Palomare e Collezione di Sabbia sono davvero due opere um, centrali per, una, diciamo, per lo studio di Calvino dal punto di vista visu visuale. E uh, ci tenevo a mostrarvi questa, questa copertina perché è meno conosciuta rispetto a quella di Palomar, di cui abbiamo, abbiamo, ne abbiamo sentito parlare tutti fin troppo. Invece, questa, um, che tra l'altro fu fortemente voluta da Calvino, ma fu proprio Calvino a chiedere a Serafini di poter utilizzare il suo, suo occhio, Questo è uno dei pesciocchi del, del Codex Serafinianus. Che, di cui tra l'altro la recensione appunto è contenuta in collezioni di sabbia. E quindi questi tre, eh, questi tre livelli di complessità di Palomar, fatti co coincidere con le, i tre tipi di ecrasis, quindi ehm, visti prima, eh, mi hanno fatto pensare che questi testi potessero essere approcciati in, eh, in questo modo, ovvero considerare dei testi, di tipo cioè, dei testi più denotativi, che si concentrino sul contenuto delle immagini, sulle loro forme, e sul loro rapporto con il fuori del quadro, quindi a partire dal quadro verso il fuori del quadro, dei testi invece più analitici um, che si infilano dentro il processo compositivo del quadro, uh, e poi dei testi più meditativi che invece partendo dall'immagine uh, vadano oltre, propongano una riflessione ulteriore. E quindi arrivo a una brevissima, um, un brevissimo excursus sui uh, testi. Il primo è un testo um, che Calvino dedica... Um, al pittore Francesco Menzio nel 1979 in una mostra a Torino, a Palazzo Madama, appunto in occasione della morte del pittore, quindi Calvino fa un omaggio a questo, a questo artista torinese di cui, tra l'altro, lui aveva nell'appartamento in via Santa Giulia a Torino un quadro appeso alla finestra. Il testo, infatti, è dedicato proprio alla continuità delle forme del quadro con le forme del paesaggio che lui vede dalla finestra, quelle per l'appunto del fiume Po. Cito, Per anni mi sono affacciato al balcone sul Po, con la vista sui ponti e sulla collina. Per anni, girando gli occhi dal balcone, ritrovavo l'ansa del Po, i ponti e la collina che afforavano in ombre celesti ed oro in un quadro di menzio. Probabilmente un quadro di questo tipo. Quindi abbiamo il topos della finestra come quadro, oppure del quadro come finestra, eh, che coincide con eh, quello, il topos diciamo della conformità, nel senso di omologia formale, eh, del mondo non scritto con il mondo scritto. Possiamo pensare a quelle tele di Magritte della Condition Humaine, dove si vede appunto il paesaggio del quadro, che è proprio in un continuum rispetto, rispetto a quello che si vede fuori dalla finestra. Um, Menzio tra l'altro è uh, a partire dal 1938 collaboratore di Einaudi, quindi grafico, si occupa della, della produzione delle copertine, della, della, della creazione delle copertine quindi è una, un artista che è abituato a lavorare insomma con, con le soglie, con come dire, i, contorni, i contorni del libro, quindi mi sembrava particolarmente interessante per, questo suo, uh, cioè per il fatto che ha a che fare con quelle forme intrinsecamente intermediali che sono le copertine dei libri. Il secondo testo è quello dedicato a Bona de Pisis, che è una plaquetta, diciamo, dedicata all'esposizione assemblage che si tiene a Roma nel 1973 alla Galleria San Sebastianello. In questa esposizione Bona de Pisis Bona de Pisis in realtà poi de Mantrargue, perché si sposò insomma con il celebre Uh, surrealista francese, um, lei um, um, espone in questa mostra um, dei collage tes tessili uh, ricavati da uh, dei brandelli di tessuto che vengono poi ricuciti sulla tela uh, e che danno vita a dei ritratti di questo tipo che si chiamano Visage Patchwork. Il testo di Calvino, cioè la plaquette per, per l'esposizione, è um, una lunga frase in prosa poetica uh, che non è mai interrotta da segni di interpunzione forte, diciamo, e, um, e che consiste in, una, in un accumulo, in una giusta posizione di nel recto della plaquette, Gerundi è uh, nel, nel, nel verso della plaquette um, presenti però l'idea è proprio quella di un, lungo, di un lungo periodo di una lunga frase mai, mai interrotta um, uh, all'interno della quale si trovano coordinate subordinate tantissimi sostantivi tantissimi aggettivi um, e anche tipograficamente il testo è suddiviso in strofe tant'è che per l'appunto si pensa che possa essere un, considera, considerato un poema in prosa e ad ogni, ad ogni salto di strofa Calvino crea proprio visivamente la continuità creando proprio Proprio una sorta di serpente eh, visivo um, tra la parola dell'ultima strofa, e quella, cioè l'ultima della prima strofa e quella della seconda strofa. Um, quindi, leggendo il testo prima visivamente, poi anche ad una prima lettura, um, si, si rende conto che la, ci si rende conto che la caratteristica principale è proprio quella della continuità. E quindi, secondo me, um, si, si può veramente leggere questa, la sintassi di questo scritto come un tentativo di modellarsi o di mimetizzarsi, se si vuole. Um, su uh, allo, al tempo stesso il processo compositivo dell'artista, quindi la cucitura e anche la materia, perché alla fine la materia, la materia, le materie con cui lavora uh, Bonadepisi sono per l'appunto il filo, sostanzialmente, trame e fili. Um, vi leggo breve, brevemente l'incipit, giusto per darvi un'idea di questa continuità. Così, sparpagliando gli avanzi di stoffa, rovistando tra i ritagli di scampoli caduti sotto le forbici che corrono dietro il tessuto aprendo lunghe ferite, e ancora accostando i colori di foglia passita che prende la stoffa tagliata a pezzetti, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio il lettore non, non si ferma, non, non può fermarsi leggendo questo testo. Um, però come vedete queste opere che sono dei veri e propri collage um, hanno anche una, sono caratterizzate anche insomma, da, un, da un aspetto discontinuo che sono per l'appunto uh, al tempo stesso i, i punti della cucitura ma soprattutto questi brandelli di tessuto che formano il patchwork. E, um, quindi, secondo me, questa quest idea di discontinuità è comunque resa da Calvino uh, proprio dal vocabolario. Questo vocabolario insistito sul, sul lessico uh, tecnico del, degli strumenti del mestiere, quelli del sarto, ma anche quelli dell'artista, quindi, e um, eh, anche tutta una serie di termini molto, violente, mo, molto violenti, molto crudi, che rendono appunto il senso di questa, di questa violenza, di questa quasi disperazione dell'atto del, dello strappare, poi del cucire, del bucare insieme. E, um, e quindi proprio questo accumulo di parole che secondo me rende, rende mm, eh, nel testo l'accumulo dei, dei, dei pezzi di tessuto. Uh, Calvino quindi rende in questo modo la, il paradosso della cucitura che è proprio un, una tecnica che per tenere insieme dei, dei pezzi di tessuto, dei, dei pezzi di materia deve bucarla, deve, tra, deve traforarla. Quindi um, emergono, emergono parole come mitraglia di punti. Uh, il, filo, mm, il filo teso continuo, filo in tensione nervosa continua che riduce gli strappi del mondo, tracciando percorsi di fulmini, pulsando col corpo di carne la bestia di ferro che scalpita, eccetera, eccetera. Insomma, il testo è veramente, è veramente crudo. Um, ma uh, il, nel, in questo testo, Calvino non ha, non ha, non ha lo scopo di individuare. Non, ha, lo, non è lo scopo principale quello di ritrovare delle, delle figure, i famosi ritratti, appaiono infatti la smorfia, lo sberleffo, la maschera umana, ma sembra quasi che per poter vedere queste, queste forme riconoscibili um, lo spettatore debba porsi, cioè che sia quasi un, gesto ca un atto casuale quello di riconoscere la forma all'interno di queste immagini. Um, e quindi di, un, di riconoscere una forma che esca dalla bidimensione della, della tela, proprio come anche nel, testo, nel, testo, nel più celebre Testo per Adami, in cui eh, Calvino scrive che a un certo punto le linee e i colori presero ad acquistare un peso e da quell'istante la tela cessò di essere una superficie piatta e diventò uno spazio che conteneva una figura. Qui proprio Calvino utilizza gli strumenti di grey mass della, 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 della mh, semiotica figurativa e plastica. Um, il testo per Bona si conclude con un riferimento all alla, alla conchiglia, alla spirale alla chiocciola, che qui vedete anche per l'appunto, nella, um, nella lumachina uh, di, di Bona de Pisis, che è per l'appunto un topos anche dell'artista, dove però questo assume di solito una, un carattere più erotico. E, um, e si conclude con il così, scritto in lettere maiuscole, eh, esattamente com come il testo era cominciato, ehm, ad indicare per l'appunto la, la continuità, la cioè quasi una lettura all'infinito di questo testo, che è un vero e proprio quindi ipertesto. Il terzo testo, forse più eh, famoso, il più, più famoso di questi tre che, che presento oggi, è quello dedicato a Domenico Gnoli, ehm, un testo dell'83 che Calvino pubblica sia su FMR sia nella, nella, nel volume dedicato a Gnoli nella, nella collana I segni dell'uomo di Franco Maria Ricci e in questo testo Calvino opera eh, dei dettagli dilatati assoluti e sospesi del pittore una lettura ancora più, ancora più straniante Gnoli dipingeva mescolando alla, al colore eh, della sabbia e quindi sostanzialmente la sua pittura è molto materica, le campiture sono piatte e uniformi e, um, e quindi lo spettatore si, si trova di fronte a una sorta di paradosso percettivo, cioè in bilico tra la densità e la superficie di, um, uh, del, medium, cioè del medium, e dunque tra differenti uh, livelli di mimesis. Calvino cosa fa? Opera: eh, cioè Propone un esercizio, un esercizio di stile alla maniera del pittore, quindi, ehm, sostanzialmente ehm, eh, immagina, amplifica, innesta sulle immagini di Gnoli una, una lettura eh, che si spinge ancora più, ancora più lontano. E, ehm, Oggi farò soltanto riferimento al, al testo dedicato al bottone, in realtà c'è anche quello dedicato alla scarpa, al cuscino, alla camicia, uh, ma il bottone mi sembra particolarmente interessante perché in, una, in un testo per Palomar che poi non confluirà in, in volume, uh, Calvino scrive che basta guardare qualcosa con attenzione perché si aprono delle prospettive senza limiti, anche un bottone può contenere l'universo. E infatti il bottone di Gnoli diventa, um, anzi i buchi del bottone diventano dei pertugi della natura, delle caverne nella roccia, dei crateri di vulcani. Degli orifizi del corpo umano, il filo che li attraversa, tra l'altro, ritorna di nuovo il filo, un doppio ponte di fibre filamentose e bioccolute, delle liane oppure delle spire di serpenti. Quindi Calvino passa dall'atto di riconoscere all'atto di vedere, ma nel senso di vedere di nuovo, cioè di immaginare al di là del quadro, e come dice Daniela Rass, riconoscere è un atto nominativo, un atto descrittivo. Che eh, inquadra le logiche plastiche del quadro nell'ordine nell verbale eh, e le inserisce quindi nella, sotto l'istanza del linguaggio, ma Calvino, dopo aver. Visto, dopo aver riconosciuto e anche nominato il bottone, la scarpa, la camicia e, um, e il cuscino, si avvicina talmente tanto a questi oggetti, a questi dettagli, che rende uh, sfocati uh, i, i, contorni, dei, i loro contorni formali e anche uh, rende, rende sfocati uh, il, il rapporto tra il significante e il significato. Quindi, in questo modo, ridisegna delle nuove forme, ridisegna dei nuovi oggetti. E uh, concludo con una citazione che, per riprendere anche l'introduzione di, uh, di Laura di Nicola. Mette insieme l'immagine, l'arte, ehm, lo sguardo e soprattutto la ricerca. Ehm, è un appunto di Calvino, eh, cito, partendo dalla ricerca dei funghi col padre, riflettendo sull'intenzione del fungo, nascondersi, ma la sua forma è anche visiva, farsi vedere il mondo come oggetto visivo, gli occhi, i nostri occhi come strumento attraverso cui il mondo si vede, quanto abbiamo visto uguale, quanto abbiamo aiutato il mondo, le cose, le persone, a vedersi, cioè a esserci. Arte crea visività, ornamenti, forma oggetti, astrattismo e trasmette visività, pittura dal vero, pittura sulla vista, cioè impressionismo. Le cose rimaste al margine del campo visivo, i segni nascosti sono da cercare come i funghi. Il mondo non è un panopticon, ma un pancripticon, non il nascosto occulto viscere e segreto, ma il nascosto con l'intenzione di essere trovato, tracce, tesoro nascosto. Che secondo me è veramente un testo meraviglioso. Grazie. fatti all'inizio così, non ne sono per le mani. Eh oh, sì. Sono Nico. Sì. Beh, è scritto è talmente piccolo è talmente piccola questa. Aspetta, faccio io. Sì. Sì, sì. Ok avvicinarlo anche un po'. Dunque, io eh, oggi vi parlerò di un'amicizia, di un'amicizia che non è soltanto un'amicizia, come vedremo, ma è probabilmente una relazione di eh, poetiche e anche di processi, di processi che veramente per, penso per moltissimi aspetti coincidano. Sono due personaggi che vedete in questa fotografia, eh, qui io vedo anche voi, a, a sinistra Calvino, a destra Baruchello, ci sono anche le figlie di Baruchello, una ex moglie, e Gianfranco Baruchello appunto in una mostra alla Galleria La Margherita a Roma nel 1982, quindi insomma tre anni no, dalla sua morte. E Baruchello purtroppo è morto due mesi fa, quindi una vita molto più lunga, però la cosa molto, più, molto interessante è che erano nati tutti e due diciamo, quasi nello stesso anno, uno nel 23 Calvino e 24 Baruchello, perché è importante quest'anno di nascita? Secondo me è importante perché hanno fatto una infanzia molto simile, tutti e due Balilla e tutti e due usciti dalla guerra con una voglia eh, straordinaria di rimettersi in moto e soprattutto di reinventarsi una, una identità dopo aver passato vidi, un periodo così difficile. Quindi con questi due personaggi veramente possiamo parlare di quello che succede nel secondo dopoguerra come eh, proprio persone che avevano 20 anni, no? nel 1945, però poco più, 21-22 anni e hanno questa, questa forza e questa grande voglia di rimettersi in gioco, insomma, da tanti, su tanti piani, da tanti punti di vista. Quindi un'amicizia che qui vedete, no, quasi in un punto di arrivo nel 1982, ma che era iniziata molto prima, e infatti, Qui è eh, soltanto per dirvi sempre questo discorso, questa diapositiva, sempre per questo fatto del secondo dopo di questi anni a ridosso della, del passaggio con la, con la seconda guerra mondiale. E vediamo questi due, eh, diciamo, ho cercato nel 46 47 ci sono questi due testi che sono veramente fondamentali, questo di, di Calvino, I Sentieri dei nidi di ragno e Baruchello, che è stato un testo sempre del 46, L'utile e l'inutile, mi sono dimenticata di scrivere ah no, sta sopra per tutti e due. E, eh, però è stato inedito fino al 2011, ma è pubblicato poi con una monografia che io stesso ho curato su di lui nel appunto eh, 2011, perché mi sembrano così importanti questi testi? Un po' per quello che vi dicevo prima, cioè si sentono in queste parole, eh, anche è un testo di Baruchello perché dobbiamo dire che questo artista che poi è veramente un pittore, un artista visivo ecco diciamo e che ha lavorato un po' con tutti i mezzi, col cinema, con la fotografia, con l'installazione, con l'assemblaggio, col collage, come veramente con tutto e però in questo momento hanno questo bisogno di rinvenzione, come dicevo prima, identitario, ma anche da un punto di vista poetico, del processo creativo che volevano mettere in atto mi sembra che coincida sul piano proprio di una ricerca sullo spaziare sia all'interno della parola che all'interno dell'immagine, per ambedue avviene anche attraverso la parola infatti questo testo sull'utile e l'inutile di Barocchello è veramente penso anche straordinario anche dal punto di vista dell'immaginazione che si scatena e non solo, mi sembra che ci sia un'altra coincidenza e guardate che parlare di coincidenze in fondo è un qualcosa che mi hanno suggerito loro stessi, perché come vedremo nella, nel rapporto più forte che hanno avuto nel 1966, e ci arriviamo tra pochissimo, è stato un rapporto non di scrittura dell'uno sull'altro o di, eh, diciamo così, di qualcuno che ha parlato dell'altro e qualcuno che ha in qualche modo lavorato sull'altro, ma invece di lavorare insieme in un rapporto di coincidenza e di adiacenza molto profonda proprio sul piano dei processi e delle intenzioni che quindi mi ha suggerito di lavorare su questi due personaggi proprio andando a cercare parallelamente quelle che sono state delle situazioni di grande similitudine e affinità sul piano della ricerca che si ponevano entrambi e questo testo sull'utile e l'inutile, prima abbiamo forse voi avete intravisto in queste parole di Calvino per arrivare fino in fondo al vicolo i raggi del sole devono scendere diritti, rasenti le pareti fredde, le conoscerete a memoria mi sembrava molto importante perché ambedue, anche la, la stessa eh, titolo no, delle Cosmicomiche, che ci suggeriscono che è un qualcosa che abbia a fare con il cosmico, che sembra con l'apparentemente scientifico, e poi con questa ironia molto profonda che sappiamo che eh, attraversa la scrittura di Calvino. E questi due ingredienti, potremmo dire, noi li ritroviamo esattamente anche nell'opera di Baruchello. Tra l'altro, in questa fase 47, la ricerca scientifica per lui era proprio importante, perché lui addirittura visto che aveva un padre, cioè eh, Calvino aveva un padre agronomo, no? lui aveva invece un padre che, si, che lavorava nella farmaceutica e quindi tutta la chimica per lui diventa un qualcosa di molto importante, per Baruchello, addirittura la ricerca quasi di una maniera primordiale di come nelle paludi si forma la materia. Quindi per lui l'esperimento quasi scientifico gli serviva anche all'interno dei laboratori farmaceutici che lui affianca, perché eh, appunto è tornato da la guerra a vent'anni e a vent'anni forse la prima cosa che è venuta così la possibilità di fare qualcosa era di seguire il padre in questo lavoro anche dell'industria farmaceutica cosa che però già negli anni 50 lui deve lasciare perché va in una crisi nervosa molto forte e quindi proprio si rende conto che non è quella la sua strada deve abbandonarla per appunto prendere soltanto quella dell'arte però con la sua mente, con, probabilmente con la sua, col suo modo di vedere e di cercare quegli esperimenti nella materia gli erano molto serviti e questo filone scientifico, uno che si laurea in giurisprudenza con una tesi economia mi ha sempre sembrato che il tono che usava in questo scritto sull'utile e l'inutile fosse una specie di parodia del tono universitario accademico economico scientifico però tradotto in una cosa assurda e infatti inizia no? è tempo che alla tradizionale corrente di pensiero che raccoglie ogni attività umana in categorie il cui valore intrinseco è giudicato all'ume del concetto di utilità venga contrapposta a frenare i tragici affetti della prima una nuova condizione di lavoro e dell'operosità umana che fondi le proprie basi su un nuovo concetto di inutilità assoluta. E questo, ripartire come ribaltare completamente la visione, partire invece che dalle cose che sono utili, dalle cose che sono inutili, è parte che caratterizza poi tutta la poetica, e i processi di ricerca di Baruchello, ma mi sembra che molto spesso vadano anche a coincidere con certe no, direzioni della scrittura di Calvino. Insomma, se posso fare una piccola premessa di quella che dalla mia esperienza di lettrice no? storica dell'arte che legge eh, Calvino e poi da storica dell'arte mi sono avvicinata a un artista così. Come Baruchello, mi sembra che avvenga uno stessa, uh, un qualcosa di molto simile, che guardando un'opera di Baruchello, lo sguardo invece di andare dritto verso qualcosa si disperde e si frammenta in un'infinità di direzioni. Quando io leggo Calvino, mi succede la stessa cosa: leggo una frase, ma quella lì mi apre talmente tante immagini che um, non, non riesco a leggere quella parola soltanto, ma è come se fosse uno spostamento, no? cioè quasi. Una, una sorta proprio di ritmico no? e aritmico ah, anche potremmo dire che non c'è proprio una continuità temporale, però ti trovi spaesato e ti trovi a saltare no? nella immaginazione mentre segui apparentemente un filo dritto della frase scritta come sappiamo da sinistra a destra. E quindi questo, così, questo testo mi sembra così molto interessante. E qui c'è questo punto di coincidenza così eh, veramente per loro così importante. Perché insomma Baruch Carlo, sono andata a rileggere le lettere eh, qui, eh, questa è la risposta che gli fa la galleria americana, eh, Arne Ekstrom che era appunto il direttore di questa galleria e dice guarda, insomma lui lo scoraggiava assolutamente, ci vuole un testo critico per una tua mostra, non puoi pensare di avvicinare così una, una cosmicomica, un testo di, un, di uno scrittore a una tua mostra. Chiedi a qualcuno che scriva per te. Tra l'altro, nella mostra precedente, nel 64, Dora Ashton, che è una grandissima critica storica dell'arte americana, aveva scritto il testo introduttivo per, Calvino, eh, per Baruchello. Ma invece qui addirittura c'erano stati testi di Bonicatti, c'erano stati tentativi anche di tradurre testi di stesso Baruchello per accompagnare la mostra. Alla fine domina questa scelta di ambedue. A quattro mani scrivono questo testo, che li aveva anche molto divertiti, che penso che questo divertimento faceva parte anche proprio del loro modo sia di incontrarsi no, sulle cose, ma anche proprio del modo loro di lavorare. Si va affermando in Italia un'atmosfera creativa basata su un nuovo rapporto tra spazio e immagine, tra teorema scientifico e gioco, tra oggetto e ipotesi, tra... Ehm, oddio... Tra enciclopedia e caso. Tra l'altro, bellissima questa cosa perché questa cultura, potremmo dire, che non è soltanto una cultura come patrimonio che si accumula di nozioni, di letture. Biblioteca di Calvino, ecco. Alla Fondazione Baruchello, c'è cioè la biblioteca di Baruchello, sono 30.000 volumi che spaziano dall'agricoltura alla scienza, ai minerali, agli animali, a qualsiasi cosa e che poi capiamo che quando ci sono questi personaggi che hanno questa, questi 360 gradi no, di spaziare a livello proprio anche di immaginazione questo modo di guardare che è così espanso, potremmo dire, e così fatto di ribandi no, a catena che poi vanno a finire nelle direzioni più impossibili. E inedite, ecco, questo è un qualcosa che sono biblioteche. Anche noi studiamo questa biblioteca di Baruchello. Perché apriamo qualsiasi libro e ci troviamo una frasetta, un ritaglio che è andato a finire dentro un'opera. Quindi, alla fine, è la grande fonte no, di tutte le sue opere di tutto il suo mondo. E qui continua, quindi, questa enciclopedia. No, qui è divertente sentiamo parlare di enciclopedia Calvino. Eh, ora vedrete, eh, per Baruchello, è arrivato nel '20 un'enciclopedia fatta con la Triccani. 900 pagine, insomma un volume che vi dirò due parole dopo. Per rappresentare questo incontro in luogo di una presentazione tradizionale, niente di meglio che dare qui un racconto di Calvino come esperienza letteraria parallela lasciando agli altri il, di calcolare se vogliono il loro integrale. Capite? Questo è veramente quello che eh, due situazioni che, poi tra l'altro, si sceglie no? tra le cosmicomiche, proprio quella che si intitola Tutto in un Punto, no? The Universal Point, in, eh, il tradotto in americano. E, ed è molto interessante perché non era altro che quello che Baruchello cercava di fare in quella mostra con le sue opere. Vi faccio vedere così: questo è il volume dell'enciclopedia, nell'edizione diciamo di lusso, eh, quella Treccani così la chiama, e nell'edizione che invece è veramente accessibile a tutti, e mentre quell'altra no. Si è passati da 3500 a 35 euro, quindi insomma una bella differenza. Però chiaramente l'enciclopedia l'edizione importante è veramente con il suo cofanetto, come vedete qua, e dentro contiene anche un mio libro che è una sorta di guida. Una guida che non guida in realtà, ma cerca un po' delle direzioni, un commentario, come lo chiamerebbe appunto una, in una terminologia più tradizionale a questa, a questa enciclopedia. Quindi un, un vecchio progetto, questa è la cosa interessante che coincide no? da questa enciclopedia che volevano all'inizio pensare che tutto potesse convergere a un certo punto, ma nessuno c'era mai riuscito e è impossibile, come sappiamo, pensare a un'enciclopedia. E infatti questa enciclopedia di Baruchella è diventata un'antienciclopedia, la, la stessa Treccani l'ha presentata in questo modo, ovvero cioè, dentro l'enciclopedia ci sono eh, delle pagine di testo che simulano proprio in maniera determinata di sembrare un'enciclopedia ma senza esserlo e poi delle 400 pagine di testi e 400 pagine di immagini. Io sono naturalmente rimasta abbastanza colpita da, dall'aver lavorato, anche ho accompagnato in questo lavoro eh, Baruchello perché ogni, ogni pagina dell'enciclopedia sono 10.000 caratteri. Quindi abbiamo maneggiato 3 milioni di caratteri, e quando si fa un'enciclopedia ci cioè sono queste imprese, e dall'altra parte 400, eh, 400 pagine di immagini. Ma quella è la cosa bizzarra: è che da ogni parola o le parole hanno tanti riferimenti, e si può andare, per esempio, a questa immagine che vediamo in alto, ma questa immagine manda ad altre parole quindi non c'è un rapporto bionivoco diciamo ma c'è un rimando continuo così come il modo di guardare o potremmo dire il modo di scrivere anche di Calvino ma insomma questo per, per proprio stare dentro e quando appunto Baruchello cercava di convincere Ekstrom per dire no, cioè, che cosa ci sarà vedete questo con Italo Calvino no, c'è cioè un, un materiale e ci sarà l'originale una lettera, ve la sta scrivendo anche Calvino, infatti c'è la lettera di Calvino a Arne Ekström che cerca di, di, di dire che appunto avevano deciso insieme di operare in questa maniera, cioè di mettere in adiacenza due mondi, due processi, due situazioni. La mostra era questa, ecco qui vi volevo far vedere tanto per farvi avere proprio un'idea di che cosa vuol dire questa visione che non si dirige in un punto ma che invece si sì, eh, dissemina, no? cioè, il guardare è un guardare caleidoscopico, è un guardare a mappa, è un guardare che si disperde fino ai margini, fino alle situazioni più estreme della pagina. Da dipingere, come potrebbe essere a mio avviso anche nella pagina scritta di, eh, di Calvino. Ed è qui che loro si incontravano proprio su un piano anche di amicizia. Queste altre opere che erano alla mostra, ma vi volevo far vedere questa che è oggi conservata al Guggenheim Museum, che è un'opera un che funziona anche sulla giusta posizione. Cioè prima eh, Greta, giustamente, parlava di collage, qui parliamo proprio di anche una, una stratificazione in quest'opera. Vedete queste qui che sembra quasi che sia un qualcosa di scritto più leggero, in realtà è l'ombra della scrittura, perché erano due strati di plexiglass e su ogni strato ci sono scritture, immagini, quindi quando noi vediamo, vedete queste piccole macchiette così, sono le ombre e quindi anche le ombre funzionano come immagini, ma come immagini no? filtrate. E questo era quello che, insomma... Calvino vedeva anche quando andava allo studio di Baruchello, perché questa è un'altra cosa importante, soprattutto da quando poi nasce la figlia Giovanna nell'aprile del 65. E le figlie di Baruchello più grandi avevano già 15 anni, erano la sua babysitter, baby, la, la baby erano queste ragazze che si ricordano ancora nelle vacanze, anche perché Calvino ha soggiornato quando loro andavano al mare in Campania, era loro ospite anche nella casa. Insomma, è stata un'amicizia molto lunga dimostrata ecco come qui ho ritrovato con molto anche piacere delle lettere scritte da Calvino, non ho, non ho la, il contrario, e delle lettere di Calvino a Baruchello, quando per esempio lui era stato invitato a fare la copertina per Inaudi di questo libro di Bortolotti, famosissimo, su studi sulla nuova musica. E Baruchella appunto fa questa operazione di collage e qua lui dice il tuo progetto di copertina è molto divertente e, mm, e poi gli dice non avere timore no? che non sia accettato perché invece questo è veramente quello che poteva essere più interessante per un, per un libro in questo momento storico, quindi anche il cercare no, di assecondare oppure Adesso non le possiamo leggere queste lettere, oppure anche questa molto interessante, Baruchello gli manda questa sua opera, questo è veramente secondo me è, mh, questo che, 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 che ci fa scoprire questa veramente forte connessione di eh, metodi di ricerca che funzionano, come ripeto, sulla disseminazione ma anche sul montaggio e il montaggio, la combinazione, no? l'arte combinatoria, il fatto di mescolare, di mettere insieme, è fondamentale per entrambi. Questo eh, avventure nell'armadio di plexiglass che appunto Baruchello dà a Calvino per vedere che cosa ne pensava e è un libro, pensate, che è costruito con una settantina di sogni. Cioè lui trascriveva i sogni, eh, si svegliava così e trascriveva i sogni, capacità di ricordarli eccezionale, e, questa, eh, e questo fatto cioè, aveva appunto mh, portato a una settantina di brevi racconti. Diciamo. Questi racconti sono stati montati insieme dando un ordine differente, cioè qui inizia la combinazione, che tra l'altro è una combinazione anche... Forzata, perché tutte le persone i personaggi femminili che erano comparsi nei sogni diventano una sola donna, che si chiama Lucy, poi alla fine c'è un colpo di scena e si chiamerà Molly. Ecco, e qui Calvino scrive una, una cosa di quanto questo libro no, per lui era stato un... Adesso io poi neanche ci vedo tanto bene, perché mannaggia si poteva, non so forse tu Greta lo riesci a leggere. Vediamo un po' se mi metto più vicino. Oh, ho degustato forse il tuo libro? Si no, no, già siamo tutti forse un si po'. Si e forse. mi pare una delle cose migliori della letteratura d'avanguardia. C'è dentro un'atmosfera eh, anti-centrifuga. Eh, eh, sì, potremmo ingrandire un po', forse. forse si che veramente, è veramente bellissimo. Perché poi ce n'è un'altra che invece proprio gli parla che lui sta cercando sui tarocchi e quindi anche lì è bellissimo. E allora vedi, aspetta, Sì, forse, non lo so, vediamo se faccio così, no, no, ecco sì, ecco vediamo se lo sposto un po', sì, ecco forse così ci vedo. No, questa era quella della copertina, quella, quella dopo, ecco. Allora, eh, è una delle cose del, del migliori della letteratura d'avanguardia. C'è dentro una, una autobiografia centrifugata, ionizzata, no, ci cioè, sia sì. scritto, con una quantità di. Eh, eh lo so, perché lo sì. vedo o parlo. È una quantità di cose eh, dentro e un. Ehm, Divertimento che non viene meno. Ogni capitolo che definisci onirogramma è tagliato molto bene in quanto concentra una certa quantità di divertimento. Direi che l'onirogramma è un'unità di misura di divertimento, cioè il piacere che, già il, eh, che dà il, li, il, vabbè, un certo numero di materiali mentali dalla carica emotiva con cui ce li presenta l'esperienza, la cultura, l'attualità, quindi è tutto il, eh, conto, eh, il mm, del sogno, attività, ah beh, il contrario del sogno, eccetera, eccetera. E, e quindi questa è del 68, è lo stesso, prima, quella prima del 68, perché quella copertina, cioè il libro è stato pubblicato nel 68, e questa è del 68, che è, ma quest'altra... Che è ancora adesso più difficile leggere, perché ah, qui avevo fatto io una specie di eh, punti di, mh, di raccordo, diciamo, tra quelli che possono essere insieme la letteratura combinatoria. Raymond Roussel, che eh, nella biblioteca di Baruchello figura, la prima, anche il primo testo di Foucault su Roussel ed è per lui poi un personaggio. Eh, di grandissimo riferimento proprio per questo fatto di combinare, no? cioè anche smontare e ricombinare il linguaggio, il cinema, l'Ulipo, l'arte, l'immagine, Louis Carroll. Che anche per Calvino è un personaggio fondamentale, per Baruchello è stato per dire il suo manifesto. Ecco, vi avevo portato due opere che si riferiscono a Alice nel Paese delle Meraviglie e I consigli del, del signor Dogson, che è questa scatola sotto e questa frase no? che è il tempo: di, eh, quando appunto eh, di, 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 di parlare di molte cose, di scarpe, di navi, no? e di, eh, di, di cavoli e di re. E di mescolare tutto insieme. E questo, diciamo, per Baruchello è sempre stato il motto diciamo dei suoi assemblaggi. E insomma, ho potuto vedere che anche per Calvino Carol era molto importante. E questo fatto di fare a pezzi, rimontare, combinare, eccetera, era stato alla base di un: queste sono proprio le prove di montaggio. Di un film, pensate, 150.000 metri di pellicola americana destinata al margero che eh, sono stati fatti a pezzi, incollati con lo scotch ed è diventato verifica incerta. Alla Moviola, diciamo, c'era un giovane Grifi. Che, ehm, che era bravo come dire, a muovere proprio la, la macchina da presa. Il concetto no, dello smontaggio del montaggio era di Baruchello. Che, nello stesso tempo, oltre all'armadio di Plexiglas, che abbiamo visto, no, che è un montaggio di sogni, guardate anche questa cosa qui sull'arte combinatoria. Lui aveva un'operazione, qui forse intuite, che sono righe. Praticamente ricopiate da centinaia di libri, poi estratta a caso la quindicesima riga da ogni libro: insomma appunto questa veniva trascritta e montati con una combinazione che derivava qua dall'uso dei numeri casuali. Quindi un'operazione si chiamava la quindicesima riga. Tra l'altro anche qui non c'è un testo, ma Barucallo diciamo che era molto a volte ostile ad avere dei testi critici no? e invece. Qui ci fu addirittura un testo di un notaio, cioè pensate andò dal notaio con questo plico, con queste 300 pagine, 680 erano state distribuite e regalate a un festival del, della poesia sperimentale nel 67, il rimanente fu portato dal notaio, il notaio legittimò che Baruchella arrivava con un plico di, Kiligra, di etti tali e che quindi l'operazione era stata fatta molto... e poi fu pubblicato da Lerici sempre nel 68. Ancora un altro tema che mi sembra che sia anche così molto importante è tutta questa idea del palomar, che però a parte il termine no, e a parte tutto quello che può significare un palomar della visione, un palomar dell'immaginazione, per Baruchello diventa proprio l'apertura no, a 360 gradi del corpo, della mente, del cervello. Anzi, per Baruchello la cosa proprio importante era che questo che il cervello non fosse soltanto il cervello della ragione, cioè il cervello come sede dei processi razionali, ma come sede anche il cervello ipotalamico, potremmo dire, cioè tutta la parte che invece sovrintende al desiderio, agli istinti, alla fame, diciamo a tutte queste cose qua. E questo anche l'ho trovato molto importante perché quest'opera, per esempio, era anche stata... Alla Galleria Cordier-Ekstrom, questo era a casa di Baruchello eh, continuamente, e qui c'è stato anche tra di loro, non lo so, una, un qualcosa che li ha incuriositi probabilmente, no? C'è cioè l'uno dell'altro anche su questo tema del Palomar. E questo ecco, è, per esempio, il Palomar, cioè e per Baruchello, era proprio questa possibilità di eh, uscire fuori da quelli che potevano essere i limiti fisici, corporei, mentali, immaginativi e far esplodere no, anche la città, far esplodere e qui anche il tema della città in esplosione che è un tema fondamentale. Altro punto che mi sembrava che ci potesse essere anche tra di loro, cioè le città invisibili di eh, Calvino che conosciamo e le dieci città di Baruchello che non sono altro che una... Ehm, aspettate, ecco che sono queste città. Che eh, sono molto divertenti, sono delle Narcisov. Capite benissimo, che è una città immaginata, una città dove vivono soltanto i narcisi, poi c'è la città dove vivono soltanto i comunisti. Questo è del 79 ed è un, un lavoro così. Questo è insomma, diciamo, però, questo lavoro su delle città che sono delle città immaginarie, no? e sono delle città assolutamente politiche molto spesso, no? perché cingono o aprono i confini anche di idee. E mi sembrava bello concludere con un'immagine che ho trovato sempre in questo piccolo archivio dedicato a Calvino di Baruchello, dove si vede, eh, lui conserva fotocopiata. Questa immagine eh, dove appunto in una manifestazione del 1961 dove qui si vede Calvino e dall'altra parte una manifestazione invece degli anni 60 dove si vede Baruchello e quindi anche questa loro, eh, eh, diciamo, balilla, no, dopoguerra, tutti e due vissuti in famiglie borghesi, quella di Baruchello molto più fascista, cioè proprio dichiaratamente da parte del Padre, ma tutti e due con questa. Mh, Capaci, diciamo, con questa ricerca che partiva dall'arte, partiva da un'esigenza mentale, immaginativa forte in questo momento storico, hanno anche fatto questa rivoluzione identitaria e questa rivoluzione che ha preso anche forme politiche molto forti e importanti per entrambi. Non sono stato precoce per niente, neppure a leggere. Così ha scritto Italo Calvino, ma c'è da dubitare che abbia detto in questa occasione come in altre la verità. Del resto, a 17 anni, pubblica quattro vignette sulla rivista Il Bertoldo, eh, in una sezione eh, che si chiama Il Cestino, diretta da Giovanni Guareschi, e l'anno dopo, a 18, pubblica tre recensioni cinematografiche. Uh, una delle tre è andata persa ma sembra che fosse dedicata ad ombre rosse e scopre tra i primi, nel secondo film, Totò. Ora eh, è dal disegno, proprio dal disegno, dal disegnare stesso che torna numerose volte nelle opere di Calvino che bisogna partire per capire cosa significa guardare. Ora la frase chiave, che una frase che insomma, mi aveva colpito tanti anni fa, quando avevo cominciato a occuparmi di Calvino, insegnavo all'Istituto d'arte di Monza e dato che uh, lettere insomma, non si poteva fare soltanto leggendo Dante o Petrarca, io uh, insegnavo a degli studenti che si occupavano uh, di design e di grafica, insomma ho sfoderato Calvino e la prima volta che sono andato in aula... Ho scritto questa frase di François Vall, che è diventata diciamo una frase topica, in cui Calvino dice appunto: Quello a cui io tendo, l'unica cosa che vorrei insegnare è un modo di guardare, cioè di essere nel mondo. E probabilmente eh, la seconda parte della frase, essere in mezzo al mondo, è molto più importante del guardare, cioè è il risultato del guardare, dell'azione del guardare. Ora, eh, queste vignette ci dicono qualcosa di Calvino e eh, Gianni Celati, in una serie di conversazioni che ha tenuto insieme eh, a Massimo Rizzante, racconta quello che Calvino gli aveva detto varie volte quando era andato a trovarlo eh, al mare, eh, a Roccamare e gli aveva detto che aveva frequentato oh, Antonio Rubino. Antonio Rubino è stato un disegnatore molto importante del Corriere dei Piccoli, adesso qui non torniamo sulla questione insomma, di quello che dice Calvino nella visibilità, su come ha cominciato a leggere, ma era proprio interessante il fatto che eh, Rubino ha avuto un'influenza, frequentava la casa Villa Meridiana dei genitori eh, di Calvino. E ehm, parlando con Celati si era definito, parlando proprio di se stesso, il maggior scripturalist italiano, un termine che Celati dice di non aver mai capito da dove l'avesse tirato fuori, ma insomma la cosa importante è che appariva perfetto questo termine scripturalist, perché definisce il lavoro di fantasia che seguiva spunti narrativi e usava la scrittura come una specie di disegno a mano libera. È proprio questa la particolarità, eh, dice Celati in questa conversazione, che rendeva così libero rispetto agli scrittori della sua stessa generazione Calvino, cioè un disegno a mano libera. Tra l'altro, eh, parlando di se stesso, eh, spiegava come... Quello che lui invidiava, spiegava Celati, fosse questa capacità del disegno in cui il tratto sgorga da sé sul foglio come se fosse guidato da qualcosa di irresistibile, cosa che accade ai disegnatori, ma chiunque di noi ha fatto questa esperienza del disegno, persino insomma, durante una lezione o quando una volta si telefonavano e si facevano gli scarabocchi, nasce così, in modo irresistibile. E uh, questo è Steinberg, è su Steinberg che Calvino ha ammirato così tanto, uh, l'ha ammirato da ragazzo quando guardava appunto uh, sopra il Bertoldo e poi su Sette Bello che è la rivista seguente che, dove Steinberg disegnava. Ma l'altra cosa che diceva interessante a, um, a Celati è il fatto che uh, questa libertà del disegno fosse anche un possibile limite. E dice così, è una frase trascritta da, da questa conversazione di Celati, io devo pormi degli ostacoli, altrimenti sono uno scrittore della domenica. Calvino aveva questa capacità enorme di come dire, far nascere eh, scrittura da qualsiasi argomento. Ma c'è in Calvino anche come dire, una specie di sofferenza rispetto, lo dice molto bene eh, nel testo fatto eh, per Giulio Paolini, ma poi l'ha ripetuto in altri punti, ammirava e eh, invidiava gli artisti perché l'artista lavorando con le immagini non doveva affrontare la fatica della parola, la parola che stancava molto. Tu lo dicevi anche oggi, cioè, lavorare con le parole stanca molto, e lui aveva la sensazione che invece insomma, la stanchezza della mano, del braccio, del disegnatore, del pittore, dell'artista anche concettuale, fosse molto meno faticosa. C'è un articolo dell'84, proprio è giusto, come diceva Greta, che tra la metà del 70 e la metà degli anni 80, insomma, si intensifica questa attenzione. Per l'aspetto visivo, eh, per l'aspetto disegnativo, che poi eh, culmina eh, nel romanzo più scritto, ma al tempo stesso che ha dentro di sé l'aspetto più visivo, potenzialmente più visivo, soprattutto in un capitolo che è Se è Una notte d'inverno, un viaggiatore, che è un libro, eh, come dire, con due facce, una contenuta dentro l'altra, come. Se una matriosca fosse contenuta nell'altra matriosca, si vedono queste due immagini. Facendo una recensione di una mostra scrittori che disegnano che era una mostra parigina, articolo che è apparso sulla Repubblica, Calvino scrive così: di fronte alla spinta dell'energia grafica, di momento in momento, si trova di fronte a un bivio. Continuare a evocare i propri fantasmi, e cos'è la scrivere o il disegnare? Evocare fantasmi. Attraverso l'uniforme stillicidio alfabetico, oppure inseguirli nell'immediatezza visiva di un rapido schizzo. È evidente che parlava di sé. E per quanto abbia continuato a disegnare, prima o poi ci sarà una mostra dei disegni di Calvino che la madre aveva conservato e poi insomma, ha continuato a fare queste caricature, a volte anche caricature di se stesso, eh, si vedrà probabilmente che eh, disegnare non era solo un gioco per lui, ma era una possibilità, ma ha dovuto avviarsi verso questa strada dell'uniforme stillicidio alfabetico. Forse per noi è stato meglio così, chissà cosa sarebbe diventato Calvino come disegnatore. Eh, possiamo cercare di immaginarci che artista era e che artista avrebbe potuto essere. Ora, eh, tra le tante cose insomma, che mi piacerebbe raccontare, eh, mi fermo solo su una questione che per me è la questione principale del guardare eh, in Calvino, il guardare e il vedere. Poi bisognerebbe anche mettere a fuoco queste due... Verbi, queste due modalità di porsi di fronte alle cose e ce n'è anche un terzo che è osservare. Eh? Ci sono degli etimi e delle origini eh, di queste tre parole che per Calvino sono sinonimi ma ruotano secondo dei significati precisi. Eh? L'istanza visiva in Calvino implica prima di tutto la presenza di qualcosa che non è razionale, che lui chiama immaginazione. È la lezione appunto sulla visibilità dove riprende Starobinsky eh, e il tema dell'immaginario e va a cerca di sviscerare le due linee eh, che si producono. Adesso non stiamo qui come dire, a fare delle esegesi di questo, di questo passo, che però è molto molto importante. Allora, la cosa che mi interessa sottolineare è proprio questo, che la parte immaginativa, fantastica, fantasiosa, che è collegata a quella parte che io chiamo non razionale, da un altro lato è invece tutt'uno con la parte razionale della sua personalità di scrittore. Queste due componenti di questo carattere, che possiamo semplificare così, insomma immaginazione e ragione, ma insomma, la parola ragione andrebbe anche questa sviscerata, si fondono in una forma unica. Tutto questo è spiegato in quella lettera del 1960 a François Val, L'immagine, lui dice Aval, funziona come un motore d'avvio della narrazione. E come? Con delle componenti intuitive, irrazionali, illogiche. Ma subito dopo, tutto questo implica la presenza di una logica che scandaglia l'interno dell'immagine stessa per dar forma a una storia. Nella lezione sulla visibilità elenca le procedure visive secondo un ordine progressivo. Primo, osservazione diretta del mondo reale, cioè le forme così come si presentano sotto i nostri occhi. Secondo passaggio, trasfigurazione fantasmatica e onirica. Noi sappiamo quanto Calvino diffidasse dei sogni e quanto diffidasse della, degli aspetti delle irrazionalità. L'elemento folle, eh, c'è cioè un passaggio eh, dedicato a memoriale di Volponi, dove prende le distanze da questo elemento, diciamo così, della follia di questi personaggi eh, di Volponi, la macchina mondiale e memoriale. E tuttavia in Calvino questo elemento intuitivo, irrazionale, illogico, è proprio quello che ci fa precipitare dentro la storia. Allora, osservazione diretta del mondo reale, trasfigurazione fantasmatica e onirica, processo di astrazione. Addirittura usa altre due parole che anche queste andrebbero sviscerate, condensazione e interiorizzazione dell'esperienza sensibile. Si dice che Calvino fosse come dire eh, algido, freddo, non è affatto così, è il processo che produce attraverso la logica una sensazione, ma una sensazione di trasformazione della materia stessa. L'esperienza sensibile è all'origine di ogni considerazione e di ogni scrittura di Calvino. Mentre le prime due, l'osservazione e la trasfigurazione, sono abbastanza consuete in molti scrittori, l'astrazione invece indica un elemento appunto che possiamo definire geometrico, è un'espressione che è stata usata anche dalla critica. La parola che Calvino ha usato in più di un'occasione è proprio questa, geometrico. È stato indicato quasi come un limite dell'ultimo Calvino, ma ben guardare, in realtà è già operante fin dai primi racconti. Ultimo viene Il Corvo, che è un racconto del 49, è perfettamente inquadrabile dentro una capacità di geometrizzazione del racconto adesso anche questo eh, come dire bisognerebbe leggere qualche passo di come funziona eh, quel finale del, del, del racconto stesso dove proprio c'è una geometria un'astrazione e c'è anche addirittura un elemento onirico perché il tedesco non sappiamo il tedesco che poi si sporge fuori e indicare al ragazzino che ha il fucile in mano che sta arrivando il corvo non sappiamo se è un elemento come dire, fantastico, onirico, immaginativo. Eh? E poi c'è la coincidenza del corvo e dell'oggetto su cui punta il fucile del ragazzo, che è appunto l'aquila che sta sulla divisa eh, del tedesco. È qualcosa di concreto e di estremamente astratto. Nella visibilità, nella lezione sulla visibilità, all'astrazione succede sempre la condensazione, che è uno. Dei passaggi degli stati della materia. E qui possiamo parlare di materia immaginativa, cioè proprio come accade nella materia sensibile, nella transizione, ad esempio, dallo stato di vapore a quello liquido, per poi giungere all'elemento della interiorizzazione, per cui l'immagine di partenza diventa un motivo che indirizza il racconto in una precisa direzione narrativa. Nel caso di Pin, proprio quell'inizio anche del, del romanzo, di come fanno i raggi, no? come se fossero delle frecce, come se fossero delle linee rette che scendono fino in fondo, nessuno di noi vede un raggio che passa. Sì, è, si dice il raggio di sole se appunto uno buca una tenda, come aveva fatto Newton, per far entrare questo raggio, ma diciamo è un'immaginazione anche questa del raggio. Allora, nella, uh, nel caso di PIN, l'immagine motivo, che è quella dei nidi di ragno, che esistono davvero, uh, aveva detto una volta Esther Calvino, ci cita che una delle primi visite che lei fece con Italo a, a Sanremo, lui la portò a vedere dove ci sono questi uh, nidi. Ed esistono effettivamente, ho chiesto a un entomologa, dei ragni che fanno dei nidi, che adesso non stiamo qui a spiegare, insomma, sono come le specie di battuffoli di cotone, delle cose tonde. Eh? Allora è chiaro che nel, nel romanzo Pin cerca il nido che è la casa, lui che non ha né padre né madre, eh, cerca la mano calda del cugino, cerca tutto questo, ma esiste comunque qualcosa di vero, di fisico. E lì l'oggetto topico della storia è il revolver sottratto all'amante tedesco della sorella, eh, diventa la, la metafora di questa aspirazione che ha sempre due facce, negativo e positivo, perché se vi ricordate lui spara quel colpo eh, lì dove ci sono le sacche lanuginose la che mimano appunto la, la forma del nido. L'esperienza sensibile è sempre presente e, come scrive stesso Calvino, eh, L'importanza decisiva tanto nella visualizzazione che nella verbalizzazione del pensiero. Cioè dobbiamo immaginare eh, che questa eh, astrazione si nutre continuamente di una trasformazione fisica. E, Calvino è come se fosse, come dire, eh, un produttore non solo di immagini, ma proprio eh, di cambiamenti della materia, di cambiamenti della materia che avvengono sotto i nostri occhi grazie appunto all'aspetto uh, della scrittura. Insomma, non voglio dire che sia uh, una specie di trasformazione della materia come, come immaginavano uh, nel Rinascimento, ma qualcosa di simile c'è, c'è proprio un passaggio da un punto all'altro di sensibilità. Dunque, non tutto è razionale nel procedimento immaginativo, anzi è vero il contrario. Le soluzioni visive, e sempre Calvino, continuano ad essere determinanti e talora arrivano in modo inaspettato a decidere situazioni che né le congetture del pensiero né le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere. C'è un po' appunto questa trasformazione. Calvino sa che la fantasia imprime uno scatto all'immaginazione, ma da sola non basta mai. Per cui l'elemento costruttivo, logico e geometrico, che è quello che la critica ha visto in maniera come dire, preponderante, è in realtà la struttura che si costruisce sopra l'altro elemento irrazionale e di continua trasformazione sensibile della materia. Guardare dunque è un atto complesso nel sistema occhio-mente e appunto le, i due libri dell'83 e dell'84, Palomar e Collezione di sabbia, non abbiamo incluso uh, il, nel volume Palomar perché era decisamente narrativo e quindi non, anche se Collezione di sabbia possiede un alto tasso nella saggistica di narrazione, di racconto, ma insomma uh, le risorse più importanti di Calvino si collocano a livello biologico e antropologico. E servono a definire la fantasia, il mondo figurativo anche trasmesso dalla cultura. Sono tre cose. L'elemento biologico, gli occhi che tu ci hai mostrato, Greta, cioè l'occhio eh, che è il centro della visione calviniana, occhio-mente, cioè è la parte eh, estrema della nostra mente che si è eh, spinta fino sul bordo del nostro corpo. L'occhio è parte del cervello. E quindi c'è un elemento biologico, esiste un elemento antropologico del vedere e questo diciamo che tutta la narrativa e anche l'elemento saggistico, soprattutto di Collezioni di Sabbia, lo dice molto bene, ma c'è anche un mondo figurativo che Calvino riceve dalla cultura. Questo lo dice nella lezione eh, americana. Ora, eh, tutto questo io sono convinto che sia cominciato subito. Fin da quella prima pagina del, del sentiero, eh, dove l'elemento visivo poi passa anche, c'è l'odore dell'urina degli asini in fondo alla, alla strada, al carrugio, e poi c'è la voce di Pin, che è molto importante perché la voce dà forma e dimensione allo spazio. L'ultima cosa che voglio dire, insomma adesso qui un pochino ho ripreso alcune cose che stanno nella, eh, nella prefazione, in realtà poi il libro è, è, è fatto soprattutto di intro, introduzioni alle diverse sezioni eh, dal cinema alla fotografia e quant'altro nel tentativo anche di scrivere... Eh, non ho scritto per i miei colleghi universitari o per gli studiosi, ho cercato di scrivere per le persone che possono leggere un libro e trovare delle cornici, eh. ho fatto delle cornicette che tengono insieme e danno la possibilità, appunto, eh, come diceva Simmel, le cornici servono a separare l'opera dal mondo e ne fanno da confine ma al tempo stesso comunicano il dentro e il fuori. Qual è la questione fondamentale? Eh, dentro cui iscrivere il tema non solo narrativo, ma il tema visivo forte di Calvino, è il tema della superficie, che è non solo quella dei quadri, delle fotografie, delle immagini. L'esempio straordinario di questa prosa eh, dall'opaco del 71, dove descrive il paesaggio Ligure, che è esattamente, diciamo così, eh, l'altra scrittura della strada. Di San Giovanni, che era del 62, che comincia quasi come comincia il dall'opaco, ma poi si trasforma in qualcosa d'altro. Allora c'è la frase, l'aforisma che Calvino trae da Ugo von Hofmannsthal, che compendia tutto il senso della superficie pensata da Calvino. La frase suona così: la profondità va nascosta. Quindi bisogna nascondere il tema del nascondimento e del nascondersi. È un tema calviniano non solo in termini biografici, ma anche in termini letterari. È tutto nascosto, la profondità va nascosta dove? Alla superficie. La superficie è la metafora che sintetizza due aspetti che Calvino respinge in modo dichiarato e che anche questi andrebbero, come dire, studiati meglio, pensati. E probabilmente anche vissuti, perché Calvino è uno scrittore che non basta capire, non basta né leggere né capire, ma bisogna anche viverlo, cioè viverlo come lui ha vissuto in modo empatico quel tipo di scrittura che fa raggiungere questa visibilità. Quali sono questi due? Da un lato che lui respinge la profondità psicologica, cioè le istanze dell'io, e il secondo la gravità del pensiero, cioè che era la sua grande preoccupazione, cioè il peso del mondo, no? l'età di ferro che lui ha attraversato, quella del comunismo, quello eh, dello stalinismo, insomma il partito comunista, l'impegno, eccetera. Questo bisogno eh, di togliere peso alle cose. E in realtà non se ne libera mai, perché questa ossessione lo tallona come un doppio nel corso di tutta la sua opera. Sarebbe bello leggere qui una... Delle, dei dialoghi di Palomar che sono stati eh, eh, esclusi eh, e che è il dialogo in cui eh, c'è Palomar insieme al suo opposto, cioè eh, il signor Mole, che è il negativo. Tanto il signor Mole è un altro delle cose che Calvino ha desunto da uno dei tanti libri, forse ci sarà in quella biblioteca, Um, così come aveva preso il tema dell'onda da un libretto uh, scientifico della Zanichelli, uh, dove, che è ripreso anche poi in un'altra un storia di Palomar, dove si racconta di questa onda che ha talmente alzato questa uh, nave durante un, un fortunale, durante un movimento tremendo delle acque, e l'aveva, dato che aveva il fondo piatto, l'ha dagiata uh, sulla sabbia di, questo, uh, di questa località marina. Il signor Mole è il negativo, cioè è un progetto di investigare la profondità del pianeta Terra arrivando fino a 6.000 metri di profondità. Un carotaggio. Eh. Anche l'immagine del carotaggio è un'altra immagine eh, geologica che può sedurre eh, Calvino davvero. Eh, C'è un dialogo tra loro due. Palomar parla, parla tantissimo. Non è il palomar del pensiero, il palomar che riflette, è il palomar che risponde al signor Mole, il signor Mole gli spiega perché è importante la profondità. È un peccato che, secondo me, nelle prossime edizioni bisognerebbe rimettercelo dentro nei tascabili. Così gli studenti vedono quanto il problema della profondità lo tallonasse eh, e, e, e gli presentasse dei problemi. La predilizione per il visibile si connette senza dubbio con un aspetto del suo carattere. Come lui stesso poi ha spiegato in quella, uh, in quella lettera a François Vall, il narratore di Palomar è solo uno schermo sottile che lo separa dalla completa identificazione con il suo personaggio. E Palomar conclude in un modo straordinario che appunto è la vera enciclopedia. La superficie è l'enciclopedia di Calvino. Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose ci si può spingere a cercare quello che c'è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile. Grazie. Beh, devo dire che ora intervenire avremmo bisogno di, di maturare questa intensità e profondità che le tre relazioni hanno portato nei nostri occhi, menti, in modo caleidoscopico. Dunque vorrei veramente dire grazie ai relatori per questi stimoli fondamentali per iniziare a pensare anche le nostre tante immagini di, di, di Calvino. Dunque io eh, ho tanti appunti ma volevo sentire se ci sono domande, interventi, cominciare a discutere anche se non ho l'orologio che fu, non so bene gli orari ma 7, 5. 7. 5. e però un pochino di tempo lo abbiamo per, per ascoltare qualche intervento e capisco che Dobbiamo un po' meditare perché gli stimoli sono stati veramente tanti. Ma se c'è qualche curiosità è un'opportunità che vi invito a cogliere perché Prego. Ah. Sì, buonasera. buonasera. Io immaginavo che uscisse il termine postmoderno, cioè non solo perché si sta parlando di, di Calvino, ma soprattutto perché si sta parlando di Calvino nell'arte. Mi sembra che una delle appunto, tematiche che eh, interessa di più è la postmodernità, perché Calvino è stato uno degli esponenti maggiori della postmodernità insieme ai Cotabucchi, ma soprattutto in ambito architettonico. Il postmoderno è qualcosa che anche a livello gergale si usa ancora, per cui mi sarebbe piaciuto appunto che si utilizzasse questo termine, portare avanti una riflessione che mi sembra che descriva bene il modus operandi di, di quello che voi chiamate giusta posizione, cioè di tematiche parallele ma non conseguenziali. Mi permetto di, di rispondere prima io, perché all'interlocutrice sbagliata in me <ride> per una questione ehm, che utilizzo Starobinsky che è stato citato prima da, da, da Marco Belpoliti eh, che nell'introduzione ehm, ai romanzi e racconti del meridiano tra l'altro il fatto di aver scelto Starobinsky che è una figura come ha ricordato Marco Belpoliti nelle elezioni americane c'è un passaggio Molto importante rispetto al rapporto di Calvino con Starobinsky, perché attraverso Starobinsky passava, ehm, secondo Calvino, la psicanalisi. Cosa su cui volevo tornare rispetto alle questioni poste. Quindi, io cito Starobinsky per risponderle, sì. e Starobinsky, in modo molto netto e secco, dice: Calvino non è postmoderno, ecco, ecco quindi. <ride> Su questo chiaramente eh, mi sono trovata in tanti contesti eh, certo. in cui comincio da Starobinsky perché la questione è che lei tocca è abbastanza complessa. Cioè dovremmo spiegare perché Calvino non è postmoderno. Questo forse è il tema su cui ora potremmo... Oh, chi, chi ritiene? Qui la critica su Calvino si divide in due in modo molto netto e secco. Eh, cioè chi ritiene appunto che Calvino sia un postmoderno cioè uno degli autori che proprio per alcune delle questioni che sono state poste come, certo. come lei sostiene anche di fatto delle città sua... invisibili cioè c'è sempre una, una costellazione di tematiche non c'è mai una conseguenzialità e sì. qui si apre tutto sì. il discorso Calvino non si riteneva un postmoderno mm. in ogni caso l'opinione di Starobischi è che Calvino è saltato, ha saltato tutto il, tutto il dibattito del postmoderno ed è andato direttamente nel nuovo millennio. Quando nell'85 scrive le lezioni americane, quel balzo che, fa, che compie Cavalcanti in avanti, è, è un balzo che in qualche modo lo, lo spinge in un rapporto molto forte tra la tradizione sì. e, e l'idea di, di, di un mondo eh, così di cui abbiamo parlato oggi. Ma questo poi magari ognuno. Ho un'immagine che può funzionare che forse è quella del dinosauro, ecco. è quella del dinosauro delle, delle cosmicomiche, cioè di questo, di questo essere che sa che c'è un futuro dopo ma che, che porta in sé i semi del, del prima, cioè Calvino sa che c'è qualcosa che sta cambiando, sì. però il rizoma del, ecco, cioè, il rizoma, il rizoma è, del postmoderno, Calvino è, è radice, è, è arborescenza, okay. cioè, ecco forse per... Per visualizzare, certo. appunto, per avere un'immagine visuale di. Sì. Mm. grazie. <ride> Intanto bisogna capire che cosa si intende si per si post eh, avanti, no? Per allora, ehm, le etichette sono necessarie, non so se fate così anche voi. Mi sono comprato un pigiama ieri e la prima cosa che ho fatto è tagliato via l'etichetta. Eh, Le etichette sono qualcosa che ci serve, no? Adesso c'è scritto sopra, insomma, se era di cotone oppure c'era dentro del, dei tessuti sintetici d'altra natura che uno può anche odiare oppure no. E quindi l'etichetta è un cartello indicatore. Allora diciamo più postmoderno di Calvino, o postmoderno in un altro modo, è Gianni Celati. Con cui c'è un rapporto molto particolare con la rivista Alibaba che loro non fecero, che è una cosa molto interessante, adesso speriamo di ristamparla. Eh, Carlo Ginzburg ha trovato due lettere, tre lettere, di cui una straordinaria di Calvino in cui scriveva a proposito di questi temi eh, che forse potrebbero stare dentro il postmoderno. E, e, e dice che Celati aveva capito tutto e che lui quando aveva scritto appunto eh, quel testo sull'archeologia, ehm, si chiama Lo Sguardo dell'Archeologo, eh, aveva sbagliato tutto, che invece aveva ragione Gianni. Allora, lo dico con un'immagine perché non si possono dire in altro modo. Più postmoderno di Calvino è Celati, ma è... Come un cartello indicatore, un po' come diciamo, le etichette che ci sono sui vestiti. Il cartello indicatore di celati è una freccia, non c'è scritto niente. Interrotto ad un certo punto, Verrucchi ha trovato qualcosa che continuasse il discorso di Calvino oppure ha interrotto proprio questo tipo di collaborazione, di rapporto, comunque questa ricerca che si era. Cioè dopo Calvino non c'è stato più nulla, non voglio dire un epigono, ma insomma è rimasta questa ricerca ferma. No? Baruchello ha fatto tante cose. E anche Baruchello adesso, in questo momento, ha un epigono. Non so se ho chiarito, però questa continuità con questi grandi no? non c'è, dell'altro? Questo chiamiamolo sperimentalismo, non so, adesso è una parola che non è stata usata, non vorrei. Ehm, ecco, volevo chiedere questo: se è finito tutto oppure nel panorama c'è qualche elemento di continuità oppure no? Non... Fortuna, eh, insomma, tutto continua, tutto continua: tutto si trasforma, tutto procede e quindi eh, ci sono tanti eh, giovani, ma anche tanti scrittori che, che si cimentano con la parola e con l'immagine e con questi processi di cui abbiamo parlato. Quindi eh, ora è difficile fare i nomi perché sono veramente tanti e poi. Eh, natura, non, non, anche questo, come, come diceva giustamente Marco, eh, anch'io sono d'accordo che queste definizioni, no? la, eh, il grande maestro, chi viene dopo, l'epigono, sono tutte, eh, forse ecco, è un, è un modo anche di avvicinarci a, a quello che avviene, a quello che è avvenuto, cercando sempre dei rapporti di continuità. Di, di, di continuazione anche e molto spesso mh, potrebbe essere che il più grande epigono no, di Calvino o di Barocchello sia qualcuno che fa completamente il contrario o che porta la ricerca in una direzione completamente opposta, no? però lo stimolo comunque è servito per poter avviare un, un processo anche molto diverso. Quindi eh, però ecco anche soltanto a livello di persone che vengono alla fondazione, ma anche poeti, scrittori che, che conosciamo e con i quali abbiamo lavorato, è veramente molto eh, importante tutto quello che sta avvenendo. Abbiamo fatto anche tante cose qua, mettendo a confronto giovani poeti e giovani eh, promossi anche dalla fondazione, quindi è sempre stato, anzi per, un, per una... Barucalo ha avuto così la fortuna di vivere 40 anni più di Calvino, no? però eh, questa, questa lunga vita per lui è stato anche il motivo alla base del, di dire fare una fondazione per poter mettere tutto quello che c'è là dentro al servizio di nuove ricerche, e nuove forme di sperimentazione. Quindi, questo è sempre no? cioè già con, questa, con questo fatto di istituire una fondazione è venuto con sé. Volevo chiedervi, già che si sta parlando di relazioni tra eh, eh, scrittori, artisti e così via, se trovate che ci possa essere una relazione, un qualche tipo di relazione, eh, non saprei come altro specificarla, tra Calvino e quello che ad un certo punto è stato considerato il suo pupillo, Daniele del Giudice. Non so se conoscete. Non so se, se conoscete e se trovate qualcosa tra i due, eh, a parte il fatto che del giudice come dire, sia un po' spento molto, come dire, brevemente. Eh, purtroppo il tema dell'arte in effetti sono un po' fuori tema, sono un po' fuori tema, però così nel complesso, insomma, nel complesso, se voi pensate che ci possa essere qualcosa di... Io. Io sono una semplice introduttrice. Quindi... No, ehm, naturalmente sì, eh, tra l'altro sono usciti anche dei, dei, dei saggi su, su questo, però eh, sì, appunto va nella direzione che, di cui stavamo un po' discutendo, che naturalmente è difficile individuare un unico punto. Di approdo eh, di, un, di un autore che, che in qualche modo effettivamente lascia un'eredità eh, di tantissimi tipi. Ecco, io penso che questa è una questione molto, molto ampia, ma certamente c'è stato un, un Daniele Del Giudice, è uno dei, dei, dei più, appunto, è stato anche studiato a fondo questo rapporto. Non so se dire qualcosa. Parte ehm, una delle interviste più belle che sono raccolte nel volume delle Interviste sono nate in America. Ce n'è più di una di, di Daniele, ma una è quella che si chiama Situazione 1978. La invito a leggerla perché è una delle dichiarazioni più esplicite che Calvino fa. Uh, riguardo alla sua poetica e dove parla anche della, della pittura e anche parla del, anche del tema del nascondersi e anche parla del tema del futuro perché comunque le opere uh, vivono al di là delle persone che le hanno fatte e, e contengono molto futuro. lì Credo adesso non bisognerebbe averla sott'occhio e non, non oso citarla, ma insomma c'è una risposta alla domanda che lei, che lei ha fatto. Insomma. Va bene, allora eh, grazie ancora a tutti. E grazie do al un appuntamento eh, al 30 marzo. E il prossimo incontro sarà da Luis. Il tema è società e quindi andremo in una direzione molto diversa, ma vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutti, io pure.